mister, allora subito dopo la vittoria con Grillo si è addirittura state cambi riferito a noi giornalisti, indirettamente riferito anche un po' alla squadra, però la partita di domani potrebbe essere l'inizio, cioè serve continuità a questa squadra e quindi potrebbe segnare l'inizio di un nuovo percorso. Sì, intanto io dicevo, stiamo calmi tutti perché quando hai una squadra di giovani in questa piazza importante è facile avere dei titoloni, questo è bravo, quell'altro ha fatto una grande partita, però ci dimentichiamo che la settimana prima eravamo un po' tutti quanti da cambiare, iniziando dal sottoscritto. Perciò quando dico facciamo i bravi è perché intanto non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto la prima vittoria. Era importante vincere perché dovevamo fare questi tre punti per la classifica, per il morale, per tante cose, come ho detto già domenica. E domenica noi dobbiamo valorizzare quello che abbiamo fatto domenica scorsa. Il nostro obiettivo è questo, dare valore al risultato che abbiamo fatto domenica, scendendo in campo con la stessa applicazione, l'umiltà, che penso che è stata quella la chiave di tutto. Siamo stati umili, consapevoli e eravamo molto pazienti, perché anche se facevamo gioco non riuscivamo a fare gol, non facevamo come le partite precedenti che cercavamo la giocata più facile e buttarla davanti alla punta. Invece siamo stati pazienti a cercare lo spazio giusto per fargli gol. Domani affrontiamo una squadra che ha un'ottima difesa come la nostra, subito appena un gol e viene da un successo importante come quello di Milazzo, gioca davanti al proprio pubblico, ci sarà tanta gente sicuro, perché leggendo un po' gli articoli, sentendo dire, vorranno fare bella figura, perché così quando viene l'Avellino porta gente. Noi al canto nostro dobbiamo arrivare lì, massimo rispetto per loro, però dobbiamo cercare di fare gioco. No, per adesso no, ma non perché abbiamo vinto, anche se il risultato non fosse stato quello lì, credo che la squadra abbia dato garanzie per quanto riguarda il gioco fatto durante la gara, anche perché la cosa che più mi è piaciuta è stata la compattezza, iniziando da quei due là davanti, dando una grossa mano ai centrocampisti. E da lì, quando vedi che i due davanti si sacrificano, credo che diventa molto più facile. Sasa, il Birgo di Panzano, un po' più avanzato rispetto al ruolo tradizionale che gli si riconosce, può avere continuità? Sì, sì. È una cosa che, anche perché Meola in quella posizione ci dà ampie garanzie. Io spero che Balzano riesca a dare il suo contributo in quella zona, anche se devo dire che Vianello ha fatto un lavoro oscuro però molto redditizio, anche perché faceva molto spazio a Meola per le scorribande, lì era marcato e cercava lo spazio giusto per far scendere Meola, però ripeto, Balzano in quella posizione a me intriga tantissimo, c'ha forza, c'ha gamba e credo che potrebbe essere un'arma in più. Lei prima parlava dei tifosi che sicuramente saranno in maggioranza con i Villarina, visto questo problema riferito alla distrazione. Cosa ne pensa in questo caso per comunque la distrazione crea restrizioni? Ma io vedo che è assurdo che dei tifosi non gemellati stanno con gli altri tifosi. È successo a Brindisi, è successo lunedì sera a Salerno, però questo non sono io a decidere. La cosa che mi dispiace è che noi non possiamo avere i tifosi al seguito, però cercheremo di regalargli qualcosa di importante. No, no, bene, no, ha subito un colpo all'occhio, però
penso che Nocerino abbia giocato condizioni peggiori negli anni passati, no? Un piccolo taglietto non può, però fa parte del gioco. La cosa più importante, io credo che questa squadra, lo dico perché tanto alla fine loro le guardano le interviste, l'importante è pensare che non abbiamo risolto niente domenica scorsa, dobbiamo andare lì come stavamo domenica e credo che questa squadra darà filo da torcere a chiunque. No. Abbiamo passate tante, io spero di no, però il nemico è sempre dietro l'angolo. La squadra si è allenata bene, più tranquilla, consapevole che quando si gioca semplice possiamo fare bene, perché in questo mondo a volte ognuno di noi si intestardisce a inventarsi qualcosa, me compreso, però le cose semplici sono quelle più difficili a volte.